un grande tratto comune quando si parla di crescita personale è il discorso del goal setting, cioè il darsi gli obiettivi, ok? Siamo tutti d'accordo sul fatto che darsi obiettivi sia un qualcosa di ottimo, pianificare questi obiettivi, creare dei piani, sia un qualcosa di, ovviamente, di grandioso, un'abitudine necessaria per raggiungere il successo. L'unica differenza è perché alcune persone si danno degli obiettivi e li raggiungono, perché altre persone si danno gli obiettivi e invece non si avvicinano nemmeno al compiere il primo passo, oppure fanno i primi passi ma, boom, abbandonano subito. E questo sarà un po' il discorso del video, farvi capire perché, se vi siete dati gli obiettivi, voi magari all'inizio dell'anno li avete raggiunti, perché altri invece non li avete neanche più presi in considerazione, ve li siete totalmente dimenticati magari, oppure è molto probabile che vi abbiano spaventato e non abbiate più fatto nulla perché era troppo scomodo. Anzitutto credo che nella società odierna sia fondamentale darsi degli obiettivi. Non intendo solo a livello finanziario, a livello di carriera, cioè non intendo che tu sei uno che lavora nelle vendite e quindi devi darti gli obiettivi. Sì, sicuramente quello è fondamentale, ma sia anche a livello fisico, a livello di salute, a livello di magari di famiglia, a livello economico, in qualsiasi area della nostra vita. Io personalmente mi do obiettivi in qualsiasi area. Possono essere investimenti, possono essere la formazione, qualsiasi cosa, la famiglia, amici, ragazze, tutto, mi do obiettivi. E perché ho la certezza che, non dico tutti, però il 90% di questi obiettivi li raggiungerò? È quello che vi spiegherò adesso. Intanto dobbiamo partire da un esempio. Quando è che la maggior parte delle persone si dà degli obiettivi? Lo sappiamo tutti. Inizio dell'anno oppure verso la fine dell'anno per l'anno successivo. Ok? Quindi mettiamo conto che arriva Carlo che dice: perfetto, quest'anno voglio perdere 10 kg. Quando è che la maggior parte delle persone che si dà questi obiettivi ricontrolla che effettivamente abbiano raggiunto questo obiettivo? Alla fine dell'anno successivo. Che cazzo di piano è? Cioè, non è un qualcosa di veramente stupido. Cioè, se tu ti dai un obiettivo, come che l'anno dopo lo hai raggiunto? Ed è una cosa che, dico, è stupido, ma lo facevo anch'io, ok? Quindi tu hai praticamente una sola possibilità all'anno, una sola volta all'anno, tu ti metti lì e guardi se effettivamente ti stai avvicinando al tuo obiettivo. Mettiamo invece un altro scenario, che una volta al mese tu ti pesi e controlli se effettivamente stai andando nella direzione giusta. È più probabile che tu raggiunga il tuo obiettivo? Sì, sicuramente sì. Perché questo? Perché hai 12 probabilità questa volta, 12 momenti in cui effettivamente dici: ok, sono sulla rotta giusta, sto seguendo la mia destinazione. 12 sicuramente sono appunto 12 volte più dell'altra, quindi invece di una volta all'anno, questa volta 12. Ma se noi arriviamo al punto da controllare i nostri obiettivi settimanalmente, o anzi, sarebbe ancora meglio giornalmente, voi avrete solo la certezza e la convinzione assoluta di arrivare a questo obiettivo, a qualsiasi obiettivo. Perché mettiamo conto che io, come ho detto, sono Carlo, voglio perdere 10 kg e inizio a pesarmi settimanalmente. Io ho sempre l'obiettivo davanti e non dico che devo per forza essere motivato, quello che volete, però ho l'obiettivo davanti e mi peso settimanalmente. Inizio a contare magari le calorie. Ogni settimana dico: perfetto, sono sulla direzione giusta, sto agendo nella maniera per raggiungere questo obiettivo. È ovvio che se io lo controllo una volta all'anno, come faccio a dire: no, ma sto sbagliando questo, sto facendo questo giusto? No, arrivo alla fine dell'anno e dico: perfetto, non ho fatto un cazzo perché non mi sono neanche più ricordato di questo obiettivo. Se invece io lo vedo davanti a me, ci sono obiettivi, che è il punto di questo discorso, che per quanto siano magari sulla vostra priorità, dovete guardarli più di una volta al giorno. Faccio un esempio: per me una mia priorità in questo momento è la mia attività di coaching e il mio canale YouTube, sono due priorità. Io l'obiettivo ce l'ho in testa, è costantemente nella mia testa, ok? Però ogni giorno io faccio passi verso questo obiettivo, quindi per questo che la data di scadenza degli obiettivi è un qualcosa sì di figo che volete darvi e tutto, manifestare, quello che volete, ma non è così importante. Perché se io mi do l'obiettivo di perdere 10 kg e ci metto un anno o ci metto un anno e mezzo, non è così tanto importante. Sicuramente se ho fatto in un anno mi sono impegnato di più. Però ci sono anche degli obiettivi che spesso non dipendono al 100% da noi. Magari sì, devi farti il culo e tutto, però c'è anche un qualcosa che deve rientrare in gioco e ci può volere un pochino più di tempo, ok? Nonostante sia il primo che creda che la responsabilità sia totalmente nostra. Però la data di scadenza sì, datela, ma l'importante è questo, che tu quando ti guardi l'obiettivo sia settimanalmente che giornalmente, tu sei nella direzione giusta, stai andando verso quell'obiettivo. E questo ragionamento arriva dal pensare al contrario rispetto a quello che fa la maggior parte della gente. Se noi ci diamo l'obiettivo all'inizio dell'anno e controlliamo se l'abbiamo raggiunto alla fine dell'anno, è ovvio che non possiamo raggiungerlo, è impossibile, ok? Quindi ragioniamo al contrario: come posso far sì che io invece abbia la certezza di raggiungere quell'obiettivo? Ed è controllare questo obiettivo più volte possibile.
Quindi più volte possibile può essere una volta a settimana, ma come può essere due, tre volte a settimana, come può essere due volte al giorno. Se io controllo un obiettivo due volte al giorno, dico sto agendo in questa direzione, sono 730 volte all'anno. Se io 730 volte all'anno faccio uno step, mi allino verso il mio obiettivo, controllo che la bussola stia andando nella direzione giusta, che io mi sposto nella direzione giusta e seguo questa bussola, è impossibile che io non raggiunga quell'obiettivo. Ci possono mettere un mese in meno, ci possono mettere sei mesi in più, ma io sto andando verso quell'obiettivo e nulla mi può fermare. Per cui ci sono obiettivi che possono essere da 1 a 5 anni, che se tu... Per cui ci sono obiettivi che possono essere da 1 a 5 anni, ok? Ma se tu li controlli e soprattutto agisci in quella direzione costantemente, ogni singolo giorno, è impossibile che tu non li raggiunga, ok? Perché stai agendo in quella direzione costantemente per 5 anni di seguito. E questo mi porta all'ultimo fondamentale discorso del video, ed è quello di rendere te stesso destinato al successo. Cosa significa questa cosa? Che se tu ad oggi inizi ad inserire delle abitudini che per forza di cose inizi a creare uno stile di vita che per forza di cose ti porterà al successo, tu non potrai che destinarti appunto a questo successo. Non potrai che un giorno trovarti e dire cazzo, ci sono arrivato senza sforzo quasi. Perché? Perché se tu da oggi inizi a programmare le tue giornate, diventa qualcosa che tu fai ogni giorno, ok? Diventa parte della tua vita. Tu inizi a prenderti cura del tuo fisico e non è uno sforzo, diventa qualcosa che diventa parte di te. Inizi magari a investire i tuoi soldi, inizi a controllare, gestire le tue finanze, inizi a curare la tua salute, inizi a prenderti cura, magari a contare le calorie oppure comunque guardare la tua alimentazione. Tutta questa serie di abitudini diventano uno stile di vita, diventano alla fine il tuo destino e tu sei destinato a raggiungere il successo in qualsiasi area della tua vita. Pensateci, se io adesso iniziassi ogni giorno a contare le calorie, a prescindere che mangio come un porco, a prescindere che non mangio nulla, a prescindere che mangio bene, a prescindere che mangio male, io tutti i giorni della mia vita conto le calorie, è impossibile che questo non mi porti a migliorare, ok? Perché io ho davanti a me il quadro della situazione. Okay. Ho davanti a me costantemente di ok, io questo è dove sono adesso, questo è dove sto andando. Ok? Perché una serie di abitudini mi porterà a uno stile di vita mi creerà questo destino. Quindi tu ad oggi hai 20 anni, hai 30 anni, crea ai 15 anni, crea queste abitudini, crea questo stile di vita che non può fare altro che portarti al successo, perché sei destinato a quello. Perché una persona che raggiunge il successo non lo raggiunge in una settimana, non lo raggiunge in un giorno, è una serie di abitudini che ci porterà a un traguardo, ci porterà a un risultato. Con questo finisco il mio video, spero abbiate capito il discorso, spero che iniziate a implementare questa serie di abitudini, spero che abbiate capito come raggiungere un obiettivo senza sforzo e essere convinti al 100% di raggiungerlo. Ok? Perché è un po' come l'obiettivo di YouTube. Certo, posso fare collaborazioni, posso fare questo, posso fare tantissime cose, ma la cosa più importante è che io faccia video. Sicuramente devo migliorare nel processo, ma se io ogni giorno mi focalizzo su questo e miglioro, sono destinato a raggiungere l'obiettivo che voglio. Ci metterò 6 mesi, ci metterò 5 anni, comunque ci arriverò. Vi auguro tante belle cose, passate una grandiosa giornata, statevi bene.